prenotato quel treno, se Dio vuole? Che ore sono? Quasi le 2, è già chiaro. Ma quanto è ritardato questo treno? Ma tu potevi almeno svegliarmi. Ma io pensavo fosse uscito. Ecco, li staranno arrivando. Andrevna, ricordo ancora che era una fanciulla così dolce, così delicata. Pensa che quando ero ancora un giovanotto, mio padre aveva una bottega proprio qui, in questo villaggio. Un giorno mi diede un bel ceffone in piena faccia, così forte da farmi uscire il sangue dal naso. Lui era ubriaco fradicio. Andrevna, ricordo ancora che era una ragazzina, così mite, così solare. Mi prese per mano e mi portò al lavabo e mi disse: non piangere, contadinotto, alle nozze ci arriverai. Contadinotto, mio padre era un contadino, eppure adesso eccomi qua, in gilet, ricco dalle stalle alle stelle. Sarò ricco, eppure sotto sotto sono ancora un contadino. Stavo giusto leggendo questo libro e non ci stavo capendo niente. È per questo che mi sono addormentato. I cani, invece, non hanno dormito per tutta la notte. Sentiranno che le padrone staranno arrivando. Dugnasia, ma che ti succede? Stai bene? Non so, mi tremano le mani, mi sento mancare. Ma guardati lì, sei un po' troppo elegante per essere una cameriera, sai? Non sta bene, ognuno ha posto suo. Devo confessarvi una cosa. Il vostro contabile ha chiesto la mia mano. Ah! Ancora non so. Per essere serio, è serio. Ma quando comincia a parlare, non si capisce niente. Parla bene, il consentimento, solo in maniera incomprensibile. Ma in fondo mi piace anche. E lui mi ama follemente. Ma io sono ancora così giovane. Magari un giorno, chissà. È un ragazzo così infelice. Gliene capita sempre uno. Per questo, per prenderlo in giro, tutti lo chiamano 33 disgrazie. Ecco, sembra che stiano arrivando. Oh, arrivano, sono tutta gelata, mi sento mancare. Forza, andiamo, sono 5 anni che non le vediamo. Forza, su! Allora, Varia, sei poi deciso a farti questa dichiarazione o ancora no? No. Ma come no? Ma sei innamoratissimo di te. Penso che non ne verrà fuori nulla. Ha troppe cose da fare e non ha tempo per me. Non si accorge nemmeno che esisto. Vado a farsi benedire. Quando lo vedo sto di un male. Tutti parlano del nostro matrimonio. Tutti si congratulano. Ma non c'è nulla di cui congratularsi. È tutto come un sogno. È una spilla che assomiglia a un'ape. Me l'ha comprata la mamma. Sai, a Parigi ho volato in una mongolfiera. Oh, è tornata la mia sorellina. Stellina mia, è tutto il giorno che giro per casa e mi lascio andare alle fantasie. Tu che ti trovi un bel marito ricco e io che finalmente in pace prendo e parto in pellegrinaggio. In un monastero e poi a Kiev e a Mosca. E là camminerei e camminerei per vedere tutti i luoghi santi. Che felicità sarebbe. Gli uccellini stanno cantando in giardino. Che ore sono? Saranno le 3. Devi andare a dormire, anima mia. Qualcuno dovrebbe avvertire la mamma che qui c'è Petia. Avevo ordinato di non svegliarlo. Sono 6 anni che il papà è morto. Dopo qualche mese poi è annegato nel fiume il nostro fratellino Grisha. Era così bellino, poverino, aveva solo 7 anni. La mamma non ha retto il colpo e ha deciso di andare via senza guardarsi indietro. Come la capisco. Petia era proprio il suo insegnante. Se lo rincontrerà, le tornerà tutto in mente. Io me ne vado a letto. Buonanotte, mamma. Buonanotte, zio. Tesoro, sei felice di essere a casa? Come somigli, Dio ti benedica, come somiglia a tua madre. Liuba, alla sua età, eri proprio come lei. Oh, è estenuata. Il viaggio è stato molto lungo. Allora, signori, sono le 3. Vogliamo andarcene tutti a letto? Sei sempre la stessa, Varia. Bevo questo caffè e poi ce ne andiamo tutti a letto.
Io vado a controllare se hanno scaricato tutti i bagagli. Ma sono proprio io, seduta qui. Avrei voglia di saltare, gesticolare. Deve essere un sogno. Lo sa solo Dio quanto ami questa terra. L'amo teneramente tanto che le lacrime mi impedivano di vederla dal finestrino. Non facevo che piangere. Purtroppo alle 5 del mattino devo partire per Charkov. Che rabbia! Sarei qui seduto con lei volentieri a chiacchierare. Siete meravigliosa, come sempre. Vestita alla parigina, poi davvero un incanto. Vostro fratello, Leonid, dice che sono un cafone, un bifolco. Eppure a me non me ne importa niente, dica pure quello che gli pare. Vorrei però che i vostri occhi si incrociassero con i miei come in un tempo. Gesù misericordioso, mio padre era un servo della glebra, di vostro padre e di vostro nonno. Eppure voi avete fatto così tanto per me che io vi amo come una sorella, anzi più che una sorella. Io non riesco a stare seduta, non ci riesco proprio. Oh, non sopravviverò a questa gioia. Ridete, ridete pure di me. Oh, il mio adorato tavolino, il mio bellissimo giardino. Mentre eri via è morta la balia. Ah sì, me l'hanno detto, povera donna. Anche Anastasia è morto. Vorrei dirvi qualcosa di più piacevole e di più allegro. Sapete che il vostro giardino dei ciliegi deve essere venduto per pagare i debiti. L'asta è stata fissata per il 22 agosto. Ma non temete, dormite pure a sogni tranquilli perché una soluzione c'è. Ho un progetto, ascoltatemi bene. Se si riduce in appezzamenti il giardino dei ciliegi e lo si dà in locazione per costruirci dei villini fino alla ferrovia, voi avrete un guadagno netto di 25.000 rubli l'anno. Ma che sciocchezze, perdonate. Non vi seguo affatto, Ermolai Alessievich. Prima in campagna c'erano solamente i signori e i contadini. Adesso sono apparsi i villeggianti. Ma quante sciocchezze. Mamma, ci sono due telegrammi per te. Vengono da Parigi. Io ho chiuso con Parigi. Ma lo sai, sorella, quanti anni ha la nostra libreria? Una settimana fa ho aperto un cassetto e ho trovato delle cifre stampate a fuoco. A 100 anni, ci hai mai pensato? Oh, preziosa, santissima libreria, saluto la tua esistenza da ormai più di 100 anni, consacrata ai luminosi ideali di bontà e giustizia. Hai inculcato alle generazioni della nostra famiglia il coraggio e la fede in un futuro migliore, spronandoci agli ideali del bene e della coscienza sociale. Sei sempre lo stesso, Leonid. In ogni caso, mia cara, favorite di prestarmi 240 rubli. Domani bisogna pagare gli interessi sull'ipoteca. No, neanche per sogno. In verità, io non ho neanche più un soldo. Beh, vorrà dire che salteranno fuori. Io non perdo mai la pazienza. Qualche cosa succede sempre. Se non è oggi, sarà domani. Magari Dunyasha vince 200.000 rubli. Chi può dirlo? Ha un biglietto della lotteria. Dio non voglia si parli sul serio. Dovessi vincere, metterò ben a riparo i rubli. Sono molto ansiosa per il mio futuro. Mi hanno portata qui, dai signori, che ero appena una bambina. E il risultato è che ormai mi sono disabituata alla vita semplice. Guardate qui che manine bianche. Bianche, bianche come quelle di una signorina. Sono diventata troppo delicata, troppo paurosa. È terribile. E se poi Yasha, il vostro contabile, mi inganna dichiarandomi il suo amore? Non so proprio come andrà a finire con i miei nervi. Credo di essermi innamorata di lui. È così colto, così... con lui si può parlare di tutto. Innamorarsi? Che pessimo affare. Il caffè l'ho bevuto. Posso anche ritirarmi. Mamma. Agne dorme. Il sole è già sorto. Non fa freddo. Guardate, mamma. Guardate
Come sono belli questi alberi. Posso? Dio mio, Chiara. Sentite come cinguettano gli uccelli. Il giardino è tutto bianco. Non me ne sono dimenticata, Varia. Non mi sono dimenticata di questo viale, lungo, lungo, come un nastro teso. Quando c'è la luna piena, scintilla. Oh, la mia infanzia, la mia purezza. Da qui ogni mattina contemplavo la bellezza di questo giardino e la felicità si svegliava insieme a me. Tutto, tutto bianco il mio caro giardino. Non è cambiato proprio nulla. Dopo il gelo d'inverno sei tornato giovane, pieno di felicità. Gli angeli del cielo ti proteggono. Se solo potessi togliermi dal petto e dalle spalle questo peso enorme che mi schiaccia. Se solo potessi dimenticare il mio passato. Già, ma adesso il giardino dobbiamo venderlo per debiti. Ecco, guardate là. La mia povera mamma passeggia per il giardino con il suo bell'abito bianco. La vedete? Lì, eccola. Ma dove? Oh mio Dio, mamma, ma cosa dici? Oh, no, niente. Mi sembrava quell'alberello curvo, un po' bianco. Mi sembrava una donna. Che giardino meraviglioso! Una cascata di fiori bianchi sotto un cielo così azzurro. Liuba Andreevna, vi bacio le mani solo un secondo, poi giuro che me ne vado. Questo, mamma, è Petya Trofimov. Petya Trofimov, l'ex insegnante del vostro Grisha. Sono così cambiato che non mi riconoscete? Ti avevo detto no, Petya, di aspettare fino a domani. Grisha. Bambino mio, Grisha. Il mio povero bambino. Non ci si può fare niente, mamma. Adesso passa. Coraggio, cara. Il mio povero bambino è annegato. È morto. Perché? Perché, amico mio, perché? Oh. Di là c'è Anya che dorme ed io sto facendo rumore. Ditemi, come state, Petya? Come mai siete diventato così brutto? Come mai siete così invecchiato? Una signora sul treno mi ha chiamato signor Cespuglio. Allora eravate solo un caro studentello. Ora avete gli occhiali, i capelli un po' buffi e siete ancora uno studente. È destino che io rimanga un eterno studente. Andiamo tutti a letto. È stata una giornata ricca di emozioni. La vostra proprietà ha intenzione di comprarla in Ricco Deriganov. Si dice che si presenterà di persona all'asta. E voi dove l'avete sentito? Lo sanno tutti in città. Oh, no, non andatevene, vi prego. Insieme si sta sempre meglio. E poi ci fate pur sempre compagnia. Qui ormai ci manca solo che ci caschi addosso la casa. Fin troppo abbiamo peccato. Quali peccati voi avreste mai potuto aver commesso? In giro si dice che mi sono fatto fuori il patrimonio in caramelle. E come se ne ho commessi di peccati? Ho sempre sperperato soldi senza alcun freno, come una pazza. Ho sposato un uomo che non sapeva far altro che debiti e beveva così tanto che per lo champagne ci è morto. Poi la sfortuna ha voluto che mi innamorassi di un uomo e, beh sì, diventassi la sua amante. E poi, ecco arrivare il primo castigo. Un colpo dritto alla testa. Il mio Grisha, il mio povero bambino annegato nel fiume. E allora
Sono scappata via, lontano, all'estero, per non tornare mai più, per non rivedere mai più quel maledetto fiume. Ma lui, il mio amante, lui, sempre dietro, alle calcagna, implacabile. Allora, ho comprato una villa vicino a Mentone quando lui si è ammalato. L'ho assistito giorno e notte, continuamente, senza avere nemmeno il tempo di respirare. E lentamente, senza accorgermene, la mia anima appassiva. Poi, l'anno scorso, hanno venduto la villa a Parigi per debiti. Lui mi ha piantato andandosene con un'altra. Io ho perfino tentato di avvelenarmi. Come sono sciocca. Che vergogna. Poi, improvvisamente, ho sentito nostalgia per la mia patria, per la mia Russia, per la mia cara figliola. Oh, Signore misericordioso, abbi pietà di me, rimetti i miei peccati. Non mi hai forse punito abbastanza? Oh, è arrivato oggi da Parigi. Mi chiede perdono, mi implora di tornare da lui. Ma da dove viene questa musica? È la nostra rinomata orchestra ebrea, te la ricordi? Oh, esiste ancora? Li dovremmo invitare per organizzare una bella festa tutti insieme. Arrivano i nostri! Oh, care le mie figliole, venite, sedetevi vicino a me. Se solo sapeste quanto io vi voglia bene. Il nostro eterno studente se la fa sempre con le signorine. Non sono affari vostri. Avrà 50 anni ed ormai è ancora uno studente. Piantatela una buona volta con le vostre battute sciocche. Guardate, si offende anche lo scemo. Tu lasciami stare allora. Scusate se ve lo chiedo, ma voi che cosa pensate di me? Io, caro Ermolai, penso solo che siete un uomo ricco. Presto diventerete milionario, che siete necessario nell'evoluzione della natura, come una bestia feroce che mangia qualsiasi cosa gli capiti sotto tiro. Voi, Petia, parlateci piuttosto di pianeti. No, riprendiamo piuttosto il discorso di ieri. E di che si parlava ieri? Dell'orgoglio umano. Ieri abbiamo discusso a lungo, ma non siamo giunti a nessuna conclusione. Nell'orgoglio umano, sostenevate ieri, c'è un qualche cosa di mistico, può anche essere, ma se si ragiona solo col buon senso, senza tante inutili congetture, su che cosa mai si fonda questo orgoglio? Che senso ha se l'uomo è fisiologicamente una macchina imperfetta ed è per lo più rozza, brutale ed immensamente infelice? Dovremmo smetterla di parlarci addosso e cominciare a lavorare invece. Tanto si muore lo stesso. E chi lo sa? E poi, che vuol dire morire? Può anche essere che l'uomo sia dotato di 100 sensi e che con la morte perda solo quei 5 che conosciamo, mentre i restanti 95 sopravvivono. Voi sì che siete intelligente, Petia. Un intelligentone. L'umanità va avanti, si evolve. Tutto ciò che oggi sembra irraggiungibile, un giorno si potrà toccare con mano e sarà chiaro come il sole. Solo che nel frattempo bisogna lavorare, aiutare con tutte le forze quelli che cercano la verità. Da noi qui in Russia sono ancora troppi pochi quelli che si danno da fare. La maggior parte degli intellettuali che conosco non si degna di muovere un dito e non è affatto avvezza alla fatica. Parlano di alta filosofia, intanto davanti ai loro stessi occhi, la gente che lavora davvero si nutre con quello che trova. Dorme in 30 o 40 nella stessa stanza e tutti intorno cimici, fango, una schifezza indicibile. È evidente che tutti quei bei discorsi che facciamo servono ad una cosa solamente, cioè a distogliere gli occhi da tutto questo. Ma ditemi, dove sono gli asili nido per bimbi di cui si parla tanto spesso? E le biblioteche? Ci sono solo nei romanzi, perché io nella vita reale non le ho mai viste. In giro c'è solo sporcizia, volgarità, fatalismo. A me tutte quelle facce solenni non piacciono più, anzi mi fanno paura. Così
come i loro discorsi seriosi. Faremo meglio a tacere. Sapete, io mi alzo ogni giorno alle 5 del mattino e lavoro fino a sera. E ormai li conosco, gli uomini. Basta iniziare un qualsiasi lavoro per vedere quanta poca gente onesta e leale ci sia in giro. Tante volte tardo ad addormentarmi